Buonasera amici e amiche di Nova News 24, continua la lite tra Antonella Fior, Delisi, Edoardo, Donna Maria. Sì, ma non tra i due in diretta istantanea, ma bensì a distanza. Si sono lasciati da circa una settimana da quando lui si è rifiutato di posare con lei nuove foto da pubblicare su Instagram. Lei è una che sui social non solo ci vive, ma ci campa, come si suol dire. Ad annunciarlo è stata proprio lei, con un video sfogo su Instagram con tanto di occhialoni da sole per nascondere quelle lacrime e il vento fra i capelli per creare dinamicità. Ma secondo voi è bello avere una persona che amo che non vuole farsi vedere con me? Lo sfogo dell'ex vippone: non insiste più con le foto di coppia se lui non le vorrà mettere, io non insisterò più, lui non vuole farsi vedere con me per privacy, è giusto che voi sappiate. A distanza di circa una settimana, Antonella ha pubblicato su Instagram una storia in cui cita il karma: chi ti ha tradito verrà tradito e chi ti ha mentito mentiranno, chi ti ha illuso verrà illuso, chi ti ha offeso verrà offeso e chi ti ha fatto soffrire sarà fatto peggio, perché sono così le regole del gioco. Il karma ovviamente è quello citato da Antonella Fiordelisi, che dovrebbe ritornare indietro, e ovviamente la frecciatina è diretta al suo grandissimo ex fidanzato, a questo punto Edoardo, Donna Maria. Ovviamente non sappiamo se la storia l'ha messa per qualcuno o se l'ha fatto semplicemente perché le piaceva la citazione, ma ovviamente Donna Maria è il primo imputato ad essere il soggetto di questa storia. La prossima storia di Antonella, che poi rimuoverà dopo 10 minuti, ha scritto qualcuno: potevi evitare, non ne vale la pena, hai preferito farla. Qualcuno ovviamente ha commentato così, ma attenzione, Dunalisi. Tuttavia, sembrerebbero averla presa con ironia. I fan non sembrano arrabbiati di quello che ha postato Antonella e soprattutto sono convinti che tra i due potrà ritornare presto il sereno. Amici di Nova News 24, noi chiediamo a voi cosa ne pensate delle frecciatine di Antonella Fiordelisi dirette al suo ultimo fidanzato Edoardo Donna Maria. Intanto diteci cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo di articolo mettete il pollice in su e seguiteci su Nova News 24.